Proviamo a fare sta cosa. Pronto Totti? E allora Francesco, buongiorno. Buongiorno. E noi bene. Che emozione, capitano, vedete sotto la curva con quel bandierone che era veramente tre o quattro volte più grande di te. Mamma mia, capitano. Una cosa imbarazzante. Te, Bruno. Ma tutti. Senti, ma Spalletti, ma io, tu l'hai rivisto stanotte, c'è avuto tempo? Sì, da adesso vittoria consecutiva che sta così. Ma pensavo undicesima lui. Ma a Francesco, qua la faccia, ma hai visto l'occhio di ieri sera? Mamma mia. Al 92esimo ancora cioccava sull'uscita de Duni. Ma che gli avete fatto? È uno spettacolo, Spalletti, è veramente un valore aggiunto, assolutamente. Vabbè, comunque sì, no, siete tutti magnifici, per carità, da De Rossi a tutti, tanto è inutile fare nomi, ragazzi. Certo. Tu poi, Francesco, sei meglio di me. Anche perché la storia siamo noi, grazie a loro, però. Me voglio ammazzare subito. Senti, ma tu suoneria telefonica c'hai? Quella che mi mettete voi adesso. Ah, t'avevo mannata, t'avevo mannata, che è uno spettacolo. Senti Francesco, volevo sapere una cosa. È stata una sorpresa per te vedere tutti i componenti della Roma con la tua maglietta? Sì, sinceramente non lo sapevo. Quest'ultima settimana sono stati particolarmente vicini dopo l'infortunio, siamo venuti a trovare tutti a casa, un gesto... Ma mo venimo pure noi oggi a trovare tutti a casa. Siamo 10.000, non è che siamo tanti. Famo una cosetta, un po' per uno. Avverti Fiorella, va, un po' di dolcetti pure per noi. Tanto sei, la porta è sempre aperta. Allora, lo so. Grazie. Tutto bene. Oh, io piango. C'è Mario con le lacrime all'occhio, non ti dico niente, Francesco. No, io ragazzi, la cosa, la soddisfazione è troppo grande. È bello, per un romanista, però vedi, usiamo queste parole che la gente probabilmente chi non sa non capisce. Per romanista, chi non sa è un problema suo, Francesco, però, vedere, ci sono due cose che sono state straordinarie. Vedere il presidente della Roma, tu non hai fatto caso perché stavi in campo. Quelli di Sky, i giornalisti di Sky sono andati, presidente, si sentiva soltanto piangere, non si vedeva neanche la faccia, si sentiva piangere. Ma ti giuro, parola d'onore, Checco, proprio con i brividi, ma è una cosa. Se conosciamo il presidente, sappiamo certo. Quanto ha fatto e quanto farà per questa Roma. Noi sappiamo che brava persona è. Poi la seconda cosa, Francesca, io veramente non so, neanche uno scudetto, te e Bruno, no, non ci posso credere. Te Bruno sotto la sud con la bandiera, io che non ma cartro c'è, sì, un magone dentro lo stomaco, guarda. C'ha tutto il nervoso di intervento, tutto quanto, guarda. Ma me lo immagino. Ma te come facevi? Io devo sapere una cosa, no? Perché poi tu sei, non lo so, sei un mostro, nel senso che sei capace adesso a stare fermo, a non manifestare le tue sensazioni. Come si fa a vedere un derby da fuori con Sky in faccia? E te vedevo quando ci stava anche da di qualcosa. Guarda, Francesco deve stare impassibile, perché giustamente le sta a vedere quanti paesi erano. 140 paesi collegati. 140 paesi, ma che può far, capitano? Io te vedevo lì, dico, mamma mia, non si può muovere. Poi dopo alla fine. È vero, però alla fine è uscito tutta la fine, Ciro. Sì, ti ho visto. Ma senti, ma erano tutti preoccupati dopo, quelli di Sky, dice, ma non è che il capitano Ferrara specialmente, dice, non è che ha caricato tutto sul piede infortunato? No, il piede infortunato sta a posto. Dico, Ferrara sì, avrà vinto tanto, dico, ma che ne sa Ferrara, ieri sera volava il capitano lì sotto la curva. Con tutto l'entusiasmo che c'ero, potevo pure appoggiare per terra. Non ti sarebbe successo assolutamente niente. Senti, Francesco, parlavamo del presidente. Lui era stato in settimana autore di un'altra bella cosa. Era stato con te, almeno per quello che abbiamo letto, un'ora lì con te, praticamente non riusciva a dirti niente. Piangeva solamente per farti capire quanto te stesse vicino. Lui è voluto venire in clinica e starmi vicino. A litigare con la moglie, cose perché voleva venire. È stato lì, mi guardava a piangere. Mannaggia. Ha detto, noi siamo la Roma dentro. Grazie. Questa è la Roma che a noi ci piace. E quella che si riempie d'amore. Questa è la Roma che a noi ci piace, fatta di passioni forti, perché sennò il calcio è veramente un'altra cosa in questo momento. Non sono passioni forti queste. Calò, sbrigati. Sei rimasto qua.
Sì, cioè, appunto. Capitano, oddio, che ha detto? Ma perché? una domanda che va a fare giornalista serio. No, no, ma magari è serio, magari o chi ha fatto domande che te do, vai. Volevo domandare, capitano, qual è il momento che avete capito che questa era una squadra che poteva fare risultati straordinari? Perché dopo Roma-Palermo Spalletti ha detto: "Io ho capito cos'è che non va in questa squadra". Ecco, qual è stata la cosa che va fatto capire? Noi possiamo arrivare a raggiungere traguardi straordinari e sbeffeggiare chi in noi non crede e che pensa che ripeteremo una stagione disastrosa come quella dell'anno scorso. Ma io penso l'unione tra noi compagni, l'unione, l'affiatamento e l'aiutarsi, il volersi bene, e questo ha fatto sì che si ricompattasse un gruppo che si era disunito. Certo, e c'era magari anche quando c'hai un gruppo che ha voglia di dimostrare e voglia di aiutarsi, questi sono i frutti. È arrivata magari anche un pizzico la voglia di giocare un Roma Real Madrid in Champions League? Ah, vuoi non rompere le palle. Lui ha fatto gol a Real Madrid, a Giorgio. Io stavo lì. Scusate. Ancora non ci siamo, perciò se un giorno dovessimo rincontrarli, ben venga. Oh, senti che bello. Sì, senti, invece io dico, tanti tifosi della Roma, quasi tutti, ma forse tutti, dicono il capitano il mondiale gliene frega niente di essere riposati qui e là. Noi invece diciamo: signori, ma che siete matti? Appunto, a parte quello. Per fare i finali. Ma il mondiale quanto è importante, Checco? Perché poi la gente giustamente pensa tutti quanti alla Roma. Sinceramente per me, diciamo, è l'ultima tappa nazionale. L'ultimo per me è l'ultimo mondiale, che pensano sulla Roma e basta. No, ma non mi dico così, ma che sta a dire? No, neanche l'Europeo, Svizzera e Austria. Ma scusa, Checco, tu c'hai 29. 29 a settembre. Fra 4 c'hai 33, mica c'hai la 50. No, però questo è il mio pensiero adesso. Quasi sicuramente lo porterò fino in fondo. Però voglio disputare questo mondiale, perché purtroppo l'ultimo europeo, l'ultimo mondiale non è che sono stati proprio alla mia portata, come dovevo sfruttare l'occasione. Non ci sono riuscito, però al terzo sicuramente non sbaglierò l'occasione. Certo. E questo fa sì che devo recuperare per forza. No, certo. Francesco, ascolta, c'è un signore che ci avrà una 65 d'anni, che tu magari avrai sentito parlare di lui, che si chiama Pelé, che ha detto: Francesco Totti è il giocatore più forte al mondo. Pelé, non so se te dice. Pelé, quel ragazzo moro. Quel ragazzo di colore. Non lo so. Se lui dice così. Ma lo sai che c'è? Questi ragazzi qua, mo Riccardo pure si è imparato a fare giornalista, no? Sì, Checco. L'allero. Ah, devo le portare dove sappiamo tutti quanti, ma tanto non ci arriviamo, Checco. La sua opinione, ha espresso la sua opinione. Lo rispettiamo. Sì, la rispetto e sono contento. Certo. Non mi reputo più forte di nessuno. No, sì, no, ma infatti secondo me sei più forte. E lo devi dire, no, noi, Francesco. Qual è il problema? Perché poi dopo ha fatto anche delle analisi su Zidane, su tutti i giocatori che comunque sono obiettivamente i più forti del mondo. Ma nessuno può, Francesco, adesso so che parlare di se stesso è veramente, insomma, è difficile. Però nessuno al mondo ricopre i ruoli che tu puoi ricoprire. Questa è una peculiarità che comunque tu hai. E perché Zidane è fortissimo, per carità di Dio, Ronaldinho è fortissimo, chi lo dice? Cioè, ma caratteristiche differenti. Sì, ma tu puoi fare tutto quello che fanno anche loro. Capisci? Sono più sfortunato. È bravo. Grande, perché con Zeman hai fatto l'ala, con l'altro hai fatto la seconda mezza punta, la prima punta, il trequartista. E siccome ti è riuscito sempre tutto molto bene, puoi fare tutti i ruoli possibili. Ti manca Raffadoni, ma Doni come vedi? Grande, Doni, grande. Bene, bravo. È bravo. Stamattina ti ha dedicato la vittoria, Francesco. Lo so, grande, lo ringrazio infinitamente. Ma non solo lui, penso tutti. Sì, è vero. Tutti i compagni sono stati immensi, sono tutti bravi. Certo. Io volevo dire una cosa: qui da questa radio noi l'altro anno, anzi io, scusa, perché Riccardo e Jonathan mi dicevano che sbagliavo, io ho attaccato calcisticamente parlando, evidentemente sull'uomo non mi permetterei mai con nessuno, non mi permetto con gli altri da Lazio, figurati con quelli da Roma, però io dicevo che Perrotta non era all'altezza di giocare nella Roma, e adesso, come tutte le persone che sbagliano, bisogna dirlo, io l'ho ammesso dall'inizio del campionato, questo ragazzo è stratosferico, Francesco. È clonato, è incredibile, è imbarazzante, c'ha una forza, ha avuto una forza maturità, una forza interiore che l'ha trasmessa sul campo. Poi lui è un ragazzo eccezionale, un ragazzo che ha sempre voglia di allenarsi 100%,
non tira mai dietro la gamba, e questo ha dimostrato che il valore è un giocatore da Roma. Ma allora adesso, io ho sempre detto. No, no, sì, vabbè, te chiaramente. Francesco, a proposito di giocatori da Roma, un'altra felicissima scoperta è stato Mexès, questo giocatore che purtroppo per le vicende l'anno scorso forse non era riuscito a dimostrare tutto il valore e che adesso con la convocazione, insomma, dà proprio l'idea di essere un giocatore in questo momento insuperabile. Mexès è imbarazzante adesso. Penso adesso sia il difensore più forte che c'è in Italia, anche se è straniero. Sta dimostrando che ha personalità, che non ha paura di niente, esce palla al piede con semplicità. Sì, e poi è tutto caruccio, Francesco, però è pure cattivo questo ragazzo, cattivo nel senso sportivamente. Infatti quella è la cosa bella. Senti, è cattivo tempo. È vero. Com'è vivere anche... Scusa un attimo, un giornale poco tempo fa, o qualche giorno fa, dice i brasiliani non sono andati a trovare Francesco Totti. E allora noi abbiamo detto no, perché ci siamo informati certo, con Taddei, con Doni, eccetera, eccetera. Sbagliava il giornale, Francesco? Sì. Sbagliava, ecco, questa è la cosa importante, perché io poi abbiamo parlato anche con Rodrigo, con Doni questa mattina, a me non mi sembra che ci sia, anzi. Stavano tutti a casa, tutti contenti, tutti felici. Io più di loro. Certo, vabbè, se Romano, certo, e io proprio l'ultima frase che ha detto Mario Romano, capitano, in questo momento c'è Francesco Totti che è la stella assoluta di questa squadra. Scusa se te lo dico, sembra piaggeria, ma è la verità. C'è De Rossi che in questo momento è il centrocampista italiano più forte. Che c'è? Aquilani, Bruno Conti come direttore tecnico. Questa è una squadra. Bovo. Questa è una squadra che ha una radice proprio nella città di Roma che non c'è in nessun'altra parte del mondo. Forse a Bilbao perché li prendono tutti da quella parte, ma non ha i risultati che ha la Roma. È una cosa in più, una cosa straordinaria che fa vivere e sentirsi più orgogliosi di essere della Roma. Noi siamo orgogliosi di essere romani e romanisti. Questo penso sia il nostro motto. Però penso che tutti si aspettavano e volevano una Roma con 3 o 4 o 5 romani dentro una grande squadra, anche perché quando va in giro per il mondo e si legge Roma, là già dice tutto. Poi essendoci questi 4 o 5 ragazzi romani e romanisti si amplifica sempre di più. Senti Francesco, quante squadre, tanto ormai io non credo che sia un segreto, Francesco credo rimarrà qua alla Roma, insomma questo è il mio credo, chiaramente sto scherzando. Rimango qua. Ecco, bello. Quante squadre ti hanno cercato, Francesco? E ormai si può dire, tanto sei qui a vita con la Roma. Tutte. Io so. Voglio fare... Beh, allora lo do io. Ma la lo dico io, dai. Allora ho visto la maglia del Real numero 10 a casa di Francesco. La maglia del Milan. Del Milan numero. No, beh, Francesco, so che ne ha fatte per te. Io ho visto. Io stavo a casa tua. Io l'ho vista. Le squadre più importanti del mondo, questo si può dire, hanno. L'importante è questa che ci gioco. Vabbè, oddio, mamma mia. Ma mi fai così grande. Guarda, Jordan Calasimo si morde. Grande. No, professionalissimo. Francesco, siccome io, tu non lo sai, ma io sono un po' scaramantico, c'è la possibilità che ti vedo lì in panchina per tutto il resto delle partite in città, ragazzi? Io spero di entrare in campo prima così. Certo, è chiaro, è normale. Ma senti, come comincia? Adesso che devi fare? Ho iniziato fisioterapia, sono 4 giorni che ho iniziato fisioterapia. Piscina? Quando la dovrei fare? Piscina inizio sabato, perché venerdì ho i punti e sabato inizio subito piscina. Ma avverti dolore durante la giornata oppure no? No, fastidi. Più che altro non ho tutte le vite dentro, le cose, allora... devo stare attento ai movimenti e tutto. Poi ho levato la vite principale, cioè quella sulla caviglia, fra 2 settimane inizierò sul tapis blanc. Certo, ti impedisce, ti permette di dormire anche tranquillamente? Ho anche questo tutore grande, quello nel senso quello che porto. Perciò la notte era che ho libertà di muovermi. Certo. E mi porta che devo spostare la gamba, è roba. Grande, amico. Senti una cosa, te sei stato l'idolo per anni, però in questo momento la curva ti sei proprio sposato completamente. Questa è la cosa che ci fa più piacere, perché insomma, raga, era quello che volevo, quello che cercavo di farmi capire, anche perché io ho cercato in tutti i modi di dargli tutto il mio amore. No, ma lo so io. E sono contento che l'abbiano capito.
anche se un po' più un po' tardi. In ritardo, però certo, va bene così. Certo. Questo fa sì che c'è ancora più affiatamento, più attaccamento. Eh certo, perché è un amore che c'è sempre stato, però ha avuto dei problemi, adesso c'è un amore alti e bassi, diciamo, alti e bassi come tutti. Senti, più bassi che alti. Sì, io sono d'accordo con te, io da qua, vabbè, io non è che mi... Vabbè, anche perché non tutti sono d'accordo, non tutti la pensiamo alla stessa maniera. Vabbè, per me chi non la pensa sulla stessa maniera su di te non ci capisce niente. Vabbè, questo lo dico io. Poi tra l'altro c'è una maglietta tua, te dico, ieri sera. Allora, ieri sera sotto la radio, cioè non so. Sotto la radio c'è una marea di gente e mi facevano i cori qui e là su e giù, io c'avevo la maglietta tua, ma vedete come mi sta, Checco? Sì. Ti dico, c'ho una panza che mi esce, però bella, è proprio quella limited, sì, però. Sì. Mi sono messa... appena appena un po' più grande della tua pancia, lui appena appena ce n'ha di più. Non è vabbè, perché lui sta a cominciare a mangiare una cifra adesso. Mo immagino. Tutti dolci, dolcetti. No. Dieta seria, guarda. Dice che è vero che ti portavano la Nutella, ma erano gli altri che se la mangiavano. Ma avessi preso un cucchiaino io. Sì, neanche per sbaglio. Tutti, i giocatori, amici, tutti arrivavano e mettevano a Francesco. Io so che te, Cristian sta a dormire? Cristian sta con la mamma a Sanremo. Ah, oddio, ma dove vai? Da Sanremo vai? Domani. E che fai da Sanremo? Non vabbè, ma te rendi conto? Ma ci mancherebbe altro. Importante per lei che non posso. Ah, appunto, quello, no, ma quello che dico io, la cosa che a me mi ammazzo da ridere, che io Sanremo, per carità. Io sinceramente non è che lo vedo. Appunto, mo mi tocca vederlo per te. No, domani sera mi tocca vederlo. Ciao, a tutti i romanisti ci fai accollare pure Sanremo. La sera la prima. Però domani ci sto io. Senti, alla fine credo che pure qualche canzone te la faranno cantare, no? La canto Eroso, che assist. Mi sento molto. Sei un trequartista pure dove Sanremo e canto così, penso che morono tutti. Sì. No, ma non ci posso dire. Mi metto a piedi, ma perché ha detto così? Non si può fare così. Io ho visto ogni tanto che Kufur si alzava e veniva da te, ma che. Però lui dovrebbe. Una curiosità. Vabbè. Ma Kufur che veniva lì in continuazione, vedevo che si alzava dalla panchina. Pensava, rompeva le scale, che sapeva che fa. Era agitato. Invece non sono abituati a quelle partite. Senti, invece Bruno Conti che si abbraccia a Aquilani quando Liverani sta tirando una punizione, è un'immagine tenerissima, è piccolo, di età chiaramente, però ci ha fatto molto, è stato molto bello vederlo, anche lui stava con te lì, Alberto. Sì, perché poi lui si è emozionato quando ha segnato, Bruno l'aveva abbracciato, ha detto sì. Per te. Questi sono tutti i gesti che rimangono dentro. Mamma mia, ragazzi. Tra le altre cose, sì, tra le altre cose, Francesco, io l'ho visto dalla televisione. E mentre nel viso di Bruno Conti vedevo l'agitazione, tu sembrava proprio che fosse tranquillo, come se il risultato lo conoscessi, come se per dire, ragazzi, tranquilli, questi non ci vanno a fare niente. Mi sono sbagliato? Io sono stato tutto il giorno a Trigoria con loro. Sì, è vero. E vedevo giusto Daniele, vedevo un po' troppo carico. Però penso che sia normale. Ma come no? Ma come poi, no? Non standoci io che potevo dare, che ne so, un aiutino, una cosa, si sentiva un po' troppo isolato. Però erano tutti carichi, tutti vogliosi, sapevano che se avessimo vinto ci sarebbe stato tutto sto gran clan. Tu hai fatto anche delle dichiarazioni prima della partita, dice: se mi fanno gli striscioni ci sta, non mi arrabbio, almeno questo ho letto e non so poi se è vero. È giusto, poi vedi, la ruota gira, e girando poi la parte nostra. È girata, vabbè che gira. Con loro è una cifra che gira dalla parte nostra. Grazie sempre così. Ma magari. Battuta. È pronto che Sanremo. C'è chi l'ha detto il tuo amico Peruzzi, dice hanno fatto un tiro e mezzo e hanno vinto. Beh, forse non è più bello vincerlo così il derby. Beh, che poi ma anche è vero, scusate, prego. No, pure secondo me, però dichiarazione ha fatto. Ma io penso, diciamo bisogna essere obiettivi. Prego. Il primo tempo hanno giocato meglio. Però il secondo tempo penso la Roma ci va un po' fuori. Ha avuto 3 o 4 occasioni e poi alla fine 2-0 e tutti a casa, qual è il problema? No, Jonathan, buono, sembra pure te così. No, io non ho fatto niente. Alla fine sono nemmeno i 3 punti, sono le 11 vittorie. Certo. E festeggiare tutta la curva tutti insieme.
Senti, quella è stata la squadra più bella, poi i team in porta contano più. Certo. Però io voglio bene lo stesso Angelo, perché per me è un amico. No, no, ma figurati, che poi secondo me, tra l'altro, è il portiere ancora più forte del mondo, figura che te dico. Francesco, quando succedono questi eventi così importanti, è normale per noi parlare dei compagni di squadra del presidente. Io però so invece quanto sono importanti per te gli amici e i parenti come Angelo, come Alfredo, come Giancarlo. Io so che sono stati importanti, molto importanti in questa settimana per te anche loro. Sì, molto, infatti ringraziarli è troppo banale, però non l'ho fatto mai da radio e oggi colgo l'occasione per dirgli un grazie di cuore, un grazie di tutto, perché non solo adesso ma da quando sono cresciuto, no? Siamo cresciuti insieme. Bene. Siamo stati sempre uniti e questo mi fa sì che ho delle persone accanto eccezionali e che qualunque problema ci sono sempre loro alle spalle, perciò un grazie di cuore a loro. Beh, questo è molto bello. Un'altra cosa, scusa Riccardo, prima che... sì, vogliamo prendere un po' in giro pure Vito Scala? Ma io volevo dire qualcosa. Come? A Vito Scala. Ah, che co? Mette un po' dietro. Bravo Francesco. Prima di tutto volevo fatte fare la dieta a te, ma intanto si è imparato a fare la luce. Ho capito dieta. Che mangiava Nutella all'ospedale. Scusa, non devi fare la dieta, mangi un sacco per lui. Adesso verrà un'ottantina Vito, farà un'ottantina di chili. No, pure il video c'è il video di niente, perché ma vabbè, certo. Eccezionale. No, lo sai che mi stavo ricordando prima, stavo spiegando a Giornata che io mi ricordo una trasferta a Parma dove Mario in ginocchio ti chiedeva: te prego Francesco, dati che vengo a farlo per me. Era ragazzino. Era ragazzi, mi pare che era quello di Zema, che lui fece gol peraltro 2-0, lui e Paolo Sergio. Me lo ricordo, era quel Parma-Roma là. Quello con Zema? Te lo ricordi? Sì. No, a me mi sembra che c'era Mazzone. No, lui fece gol, era 2-0 con lui e Paolo Sergio. E che te non ti ricordi probabilmente, ma sei entrato dentro e hai trovato a me che stavo in ginocchio e mi guardate e diciamo, vedi Mastro, ma che sta a fare? Abbiamo gesti al Baglioni, in albergo. A Parma, ah, bravo. Sì, era quella partita che dico, vincemmo 2-0. Ma c'è tutto, no? Sì, bravo. Quanti anni sono passati, ragazzi? No, comunque. Sto invecchiato. No, ma che sta scherzare? Ma sei il meglio di tutti, sì. Francesco, ma che sta scherzando? Senti una cosa, un'altra cosa, io Francesco so che è bruttissimo, secondo me è molto brutto perché poi per radio i sentimenti, le cose eccetera eccetera non però qui siamo romani, la gente ci capisce. Ma mamma? Mamma sta al settimo cielo. Eh sì. Sta al settimo cielo e poi purtroppo questo infortunio, adesso sto a casa a Palocco da lei, perciò mi coccola come se avessi 10 anni. Grande. Però beh, mamma è sempre la mamma, perciò trovare aggettivi. E poi tu lo sai, Fiorella, vabbè, se non lo sai. No, poi adesso dopo la nascita di Cristiana sta proprio sulle nuvole. E certo. Una volta a settimana dove io lascio, perciò che tirfa. No, Francesco, bisogna che Cristian cominci a vedere subito la cassetta di ieri sera, se deve rendere conto, insomma lui è già pronto, tranquillo. A pochi mesi no. È già entrato nella storia, io 50 anni ci ho messo da tifoso da entrare per vedere storia. 11 vittorie di fila, effettivamente ci abbiamo messo parecchio. Passando battere a lui poi altro ego. Mamma speriamo magari. Io spero che lo continui ad abbattere voi anche domenica. Guarda che ti arrivati visto che ci siamo. Non fermarci più. Quella è la cosa più importante. Intanto ci siamo. Bene, capitolo primo della storia. Roma. E dopo il resto sono tutte chiacchiere. Effettivamente non conta più niente. Certamente. Ma è vero che era più preoccupato Lippi che te dopo l'infortunio, quando è venuto a trovarti a Villa Sura? Noi ci hanno raccontato che tu eri di una serenità olimpica, mentre... Purtroppo dopo l'infortunio io fortunatamente non ho sentito nessun dolore, perché lui con la botta che mi ha dato, rompendomi il perone, mi ha rotto anche lì tutto dietro il muscolo, perciò rompendomi tutto non ho sentito nessun dolore e quella è stata la fortuna mia. Infatti non ho fatto nessuna smorfia, nessuna cosa, sono stato tranquillo, però sapevo che avevo la vita rotta. Ah, perciò perché mi andava a destra e a sinistra. Ah, ecco, non era più... Non la controllavi più? No, non la controllavo più, però sono rimasto sereno, tranquillo, anche perché se mi fosse agitato sarebbe stato peggio. Sì. Conoscendo il mio carattere.
ero sereno, ero fiducioso, speravo che il dottore mi dicesse che fosse meno grave di quello che era. Certo. L'infortunio. Come è successo, ho fatto tutto l'intervento grazie al professor Mariani, è andato tutto bene, ho fatto... Adesso... Prima, ragazzi, sta finendo il telefonino di Francesco. Sì, noi non vorremmo essere noi colpevoli. Mai, assolutamente. Mai nella vita. Niente, Francesco, io vabbè, io, ma che te devo dire? Non so. Registrata Bobo. Sì, ora... l'ho registrata, senti, e mo te devo pure mannare la suoneria. La suoneria, Per forza. Mi raccomando. Che con bocca al lupo, vabbè, tante noi ti vogliamo bene, ma bene sul serio. Davvero. Poi ok, grazie. Non c'è nient'altro da dire, dai. Un abbraccio forte, Francesco. Un abbraccione. Ciao Cap, grazie di tutto a nome di tutti quanti. Sei Alberto Guilani, buonasera. Ciao, buonasera. Alberto, come stai, grande? Bene, benissimo, non bene. Che gioia, stiamo, che emozione. Stiamo a fare una trasmissione notturna per tutta la Roma, per voi, per quello che avete fatto, perché ci avete fatto entrare a noi nella storia come tifosi e voi come squadra. Siete stati favolosi e noi siamo felici di averti qui. Grazie, Alberto. Grazie. Addirittura dove abbiamo la radio noi c'è la gente sotto, per dirti a Roma sta succedendo di tutto. Lo so. Immagino che lo sai. Immagino, sì. Alberto, io devo chiedere un regalo a te, l'ho chiesto a Rodrigo prima che è intervenuto, mi devi fare un regalo perché lo registriamo e lo mettiamo per radio. Poi aspetta, io so che stai con Bove e Curci in macchina. Sì. Intanto saluta tutte e due. E poi sì, se ci fate sto favore. Sì. Bo. Lo faccio da solo, lo faccio insieme a loro. Tutti e tre, aspetta, a già lui. Che fa? Dai, che devo fare? Vai. Uno. Due. A grandi, a grandi, siamo nella storia. Grazie Alberto, grazie a Curci e grazie a Bovo. In bocca al lupo, ragazzi, grazie ancora. Ciao. Grazie. E allora torniamo in diretta e diamo un buon dia a Ugolero Ducimi che entrò nella storia. Doni, buon dia. Buon dia. Buongiorno a tutti! Oddio, com'è che sta Doni? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene, molto felice oggi. Molto felice. Proviamo a parlare un pochino di italiano, poi se serve parliamo in portoghese. È una grande emozione, sei il portiere della squadra che è entrata nella storia. Sì, è un'emozione molto grande, molto felice. Grande festa ieri e anche oggi. Certo. In casa molta festa. Mi dica una cosa, Doni. Sì. Essa vittoria e si record, você che dai una ricordação para alguém in particolare? Ontem todo mundo deu para o Totti lá no campo, né? Sì, é isso. Se vuole dedicare questo evento a qualcuno. Te alguém? Sì. Principalmente a Francesco. Devido a tudo que aconteceu, mas ainda ao torcedor da Roma, que ontem fez uma grande festa e que merece bastante, que vem apoiando bastante a nossa equipe. Allora, principalmente chiaramente a Francesco Totti per tutto quello che è successo, ma anche e soprattutto ai tifosi della Roma che per tutto quello che hanno dato ieri sera, quello che hanno saputo dimostrare per questa vittoria. Mario, tu vuoi domandare? Io intanto buongiorno a Doni e felicità. Gli dici una cosa, siccome sì. Io cominciamo... parlo per tutti quelli che ci hanno dai 45 in poi. Andiamo allo stadio e quando vediamo Doni che controlla coi piedi, anche se è brasiliano, è il più forte di tutti, però a noi ci fa morire sul... come si dice morire? Sì, morire. Morire, ecco appunto. Doni, você entendeu? Prendila con le mani, Doni, per favore. Ele quer que você acate com as mãos, não com o pé. Chiaramente scherziamo, è brincadeira. Olha, Doni, io te che pedi un pequeno presente para você. Sì. Você pode cantar pra nós aquela musiquinha que a torcida faz? Sabe qual que é? Obrigado, parabéns, Doni!
Regalo, grazie. Grazie a ciao, voi. Ciao, 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 Toni. Para che mi avete preso. Oddio! Abbassa, abbassa la musica. E allora rientriamo in diretta e diamo la buonasera al goleador di questa sera, Rodrigo Taddei. Rodrigo, buonasera. Buonasera, buonasera. Oddio, Rodrigo! Rodrigo! Oh, mostro! Oh, fenomeno! Oddio! Rodrigo, non puoi capire qui la felicità e la gioia per questa impresa. Abbiamo battuto la Lazio, siamo entrati nella storia. Che effetto, tu il gol a Lazio glieli avevi già fatti, però farli con la maglia della Roma credo che sia tutta un'altra cosa. Sicuramente è un'altra cosa, non c'è paragoni. È un'emozione molto forte. Per me più che altro, che sono venuto da un anno un po' così così a Siena, sono arrivato a Roma e siamo riusciti a fare questo effetto storico. Sono contento per me, per la squadra e per tutti i tifosi della Roma. Rodrigo, io immagino che tu giustamente avrai tantissime persone a cui dedicare questo gol. Posso proportela io una dedica, se tu me lo consenti? Come no? Al tuo procuratore Alessandro Lucci, che ha fatto davvero tanto perché tu venissi a Roma. Forza. Quello è il primo. È il primo a essere. La prima persona a essere dedicato è a lui. Bene, perfetto. Contento. Spero di fare ancora tanti gol per la Roma. Speriamo. Senti Rodrigo, ti posso chiedere un piccolino, gente che ci ascolta. Perché abbiamo tantissimi ascoltatori in diretta. Ce la gravi un pezzettino di musichigna che fa solamente così. Bo 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 bo. Ce lo fai? Bo bo bo. Oddio, Rodrigo! Oddio! Oddio! Indecente, sì, diciamo così. E adesso ne abbiamo un altro. Daniele De Rossi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Complimenti ancora Daniele, siamo nella storia. Grazie. Una giornata, il giorno dopo ancora più bello. Hai recuperato le ore di sonno, quelle perse pre-derby? No, ho dormito ancora meno stanotte, ma va bene così, insomma. Ma sei in nazionale adesso? Sì, sono arrivato da qualche minuto a Coverciano e mi riposerò in questi giorni pensando all'altra partita importante che c'è mercoledì. Certo, Italia-Germania. Assolutamente importantissima. Allora io dico una cosa, il gol di Rodrigo, tutti chiaramente, tutto lo stadio esplode come è normale, Rodrigo Taddei, tutti esplodiamo. Io invece mi comincio a guardare Daniele De Rossi, guardo te che corri, dico oh. Arriva sempre primo. No, ma a me mi impressiona proprio, dico cioè la grande, le coronarie, porca miseria ragazzi, cioè si vede proprio, è una cosa straordinaria il tuo modo di esultare, il modo di esultare è spettacolare, oltre che, attenzione, sì, questo è tutto molto bello, ma il modo di giocare. Daniele, sei il più forte centrocampista che c'è in Italia in questo momento. No, io ti ringrazio, ma al di là del modo di giocare, quello è poi una componente di una squadra che va a memoria, che va alla grande, perciò tutto sembra banale dirlo, ma tutto è più facile insieme sì, ai sì, compagni. Indubbiamente. Il modo di risultare è dovuto a tante cose, ma insomma è derby, ho sempre risultato così quando andavo in tribuna, quando andavo allo stadio, quando lo vedevo a casa, e guai se non facessi così in campo, sempre nel rispetto insomma delle cose, degli avversari e tutto quanto, ma è più forte di me. Ieri abbiamo visto un'esultata, ti abbiamo visto esultare tante volte come il gol a Siena, una gioia immensa e incontenibile, però ieri abbiamo visto qualcuno che forse ti ha battuto, è stato Spalletti. Ve l'aspettavate un'esultanza del genere da parte del mister, che è sempre molto freddo, ha sempre una grande plomba anche nelle conferenze stampa o nelle interviste? No, ma il mister sembra molto freddo, il mister sembra molto distanziato, molto pagato, ma lui è uno sanguigno, uno che non se ne viene mai dentro le cose, le dice sempre in faccia e ci tiene molto perché è sempre un professionista serio e perché sente, secondo me, di essere molto amato qua a Roma, quindi ci viene a far bene anche per la gente, lui è preso dalla gente almeno quanto la gente è presa da Spalletti, perciò è un matrimonio che sta funzionando alla grande e penso che continuerà a funzionare. Senti Daniele, buongiorno, sono Riccardo. Come tifoso io ho sempre paura, oddio, la squadra come affronterà questa partita. Invece in voi sembra proprio essere subentrata la consapevolezza della squadra forte, cioè voi non tremate mai, anche nel momento in cui può sembrare appena appena di sofferenza, poi c'è la zampata che ti fa vincere la partita.
Noi siamo consapevoli di essere una squadra che da un momento all'altro può creare un'azione che ti fa vincere la partita e che ti cambia completamente tutto. Anche quella di ieri era una partita, diciamo, equilibrata fino al gol di Taddei, e noi aspettiamo quello, perché anche se adesso ci manca, insomma, il giocatore che per noi è fondamentale, che lo sarebbe per qualsiasi squadra al mondo, che però dobbiamo convivere con questa assenza, certo, e aspettare i colpi geniali che prima venivano solo quasi esclusivamente da lui, e aspettarli dagli altri giocatori, insomma. Sta subentrando la consapevolezza di dire: ragazzi, siamo nella storia, 11 vittorie di fila nel calcio moderno, con le partite ogni 3 giorni, una squadra che è veramente, ha dato simbolo e segno di una vitalità eccezionale. Ecco, c'è questa consapevolezza, cominci a pensare al fatto che c'è la Roma nella storia? No, ci abbiamo pensato dopo la partita, perché ti dico la sincera verità, a me mi sarebbe bastato anche vincere solamente il derby e perdere 10 prima, però questi sono discorsi, insomma, un po' banali, che lasciamo fare a qualcun altro. Noi dobbiamo diventare una grande squadra anche sotto questo punto di vista, e considerare il derby, sì, una vittoria eccezionale, ma considerare quello che stai dicendo tu, che abbiamo fatto dei risultati al di là dei 33 punti che ci hanno rimesso in corsa per la Champions League, abbiamo fatto un risultato che al tempo, insomma, nel 2006, con 100.000 partite all'anno, è una cosa, certo, impensabile. E ti faccio la stessa domanda che abbiamo avuto il capitano qualche secondo fa, che ho fatto a lui. Noi qua come tifosi, perché qua non sono giornalista, io siamo tifosi, eccetera, l'altro anno abbiamo criticato Perrotta, e quest'anno abbiamo visto invece che c'eravamo sbagliati, lo abbiamo ammesso. È un giocatore assolutamente straordinario, questo ragazzo Daniele, mentre sapevamo e puntavamo su di te come calciatore, dicevamo: se De Rossi in questo momento sta così, ci sono problemi sicuramente fisici, perché De Rossi è grande, lo ha già dimostrato. Su Perrotta avevamo invece dei forse paraocchi, non lo so. Comunque adesso abbiamo visto che Perrotta, anche lui, è un grande giocatore. No, ma Perrotta ha dimostrato negli anni dietro che è sempre stato un grande giocatore, è sempre stato preso in considerazione nazionale, ha fatto una ventina di presenze titolari, perciò sul valore non c'erano discussioni. Purtroppo ha incontrato un'annata negativa che ha combaciato con l'annata negativa di tutta la squadra, di tutti i giocatori. Non ne ho visti io sinceramente che l'altro anno si sono salvati e che hanno fatto una buona annata, a parte, non so, Montella, che ha fatto 20 gol, così. E lui ha sofferto come tutti quanti di questa annata negativa, però adesso quest'anno con un po' di fiducia in più e con un po' di prestazione alle spalle, di tranquillità e anche della preparazione, è uscito fuori il giocatore. Niente di più, niente di meno di quello che conosciamo, perché è sempre stato questo giocatore, lo sapevamo. Certo, preparazione e dettagli atletici. In precedenti interviste Paolo Bertelli ha parlato del lavoro specifico che è stato fatto su Daniele De Rossi, quasi a reinsegnare a correre. Ecco, avevano condizionato tantissimo gli infortuni la scorsa stagione, hai stretto i denti tantissime volte. Adesso questa stagione i frutti li sta dando questa preparazione e questo lavoro fatto anche su di te? Sì, è il frutto di un lavoro, è il frutto di una preparazione proprio al lavoro diversa, insomma, l'ho cominciato a vivere forse un pochino più da professionista a 24 ore al giorno, perché prima facevo i miei allenamenti e poi magari andavo a casa e era finito il mio lavoro, invece rimango un pochino di più al campo, faccio le posture che mi sembravano una perdita di tempo prima, ma invece mi rendo conto che per come è fatto il mio fisico sono determinanti. Forse sono fatto un po' strano e se non faccio questi lavori di stretching, di posture, soffro terribilmente con la schiena, con gli adduttori, col pube. È vero, ci sono, diventa dura per chiunque. Senti, la tua grinta a noi tifosi piace tantissimo, probabilmente a Spalletti forse un po' di meno quando io devo dire la verità, quando Daniele De Rossi va a difendere il capitano che arriva e comincia lì, a me mi fa morire, è una cosa, certo, bellissima. Però magari Spalletti, non so, un po' meno forse, non lo so. Anzi, lui, però poi alla fine ha detto De Rossi c'ha un cuore grande come il torace, perciò alla fine se lo può permettere. No, lui a parte che penso che mi voglia bene, ma al di là di quello, credo sì, al di là di quello, io devo riuscire a differenziare, insomma, la grinta agonistica e anche le difese al capitano, a tutti i miei compagni, perché quello fa parte del gruppo, del modo di stare in campo insieme in 11 o in 18 nello spogliatoio. E devo differenziare, insomma, questo dalle stupidaggini che poi, al di là che fanno
un brutto aspetto del giocatore che sono, insomma passo da un picchiatore, passo da un giocatore violento che non mi piace, e poi insomma metto in difficoltà la squadra, perché come è successo a Bruges, che abbiamo vinto alla grande, ma insomma ce la siamo vista brutta, soprattutto io, insomma. Due giornate invece. Ma comunque c'era dei fotografi di Roma che ci hanno detto che non era una gomitata proditoria in faccia, era una sbracciata, che sono due cose differenti. Un liberarsi dall'avversario. Lui mi teneva, mi pizzicava, neanche in terza categoria le vedo più queste cose. Mi dava i pizzi che dopo una manata, insomma, per levarlo, e lui si è buttato. Ci sono cascato io, diciamo. La prossima volta staremo più attenti. Vermeen ha fatto scena, possiamo dirlo, tanto ormai sì, è passato. Ma si è visto chiaramente, scena, ragazzi. Ha fatto scena, l'hanno visto tutti, però resta il fatto che se io non gli do la manata, lui non può fare neanche scena, probabilmente. Certo. Senti, Daniele, chiaramente stai in nazionale, il contesto è diverso, però l'hai detto proprio tu, il giorno dopo è più bello. L'hanno fatto tutti i giocatori che sono intervenuti, e sono intervenuti praticamente tutti. Un pezzettino di coro ce lo devi fare, il bobo bobo bobo. Vado. Vai. Grande Daniele, grande.